Allora, quello che ci occorre per realizzare questa borsa è una vaschetta in vera pelle, questa qua, che sarà diciamo il fondale della nostra borsa, un uncinetto 3,5, il cordino cotton, io ho scelto il colore tortora, e poi ci serviranno due catene per fare i manicotti. Quindi questo è tutto l'elenco del materiale che potete acquistare come sempre sul sito www.merceriamari.it. Allora, partiamo subito facendo il cappietto, andiamo a inserirci nel primo foro della nostra vaschetta, in questo modo, e andiamo a fare una maglia bassa. Rientriamo nello stesso foro e ne facciamo una seconda. Entriamo nel foro a fianco e facciamo una sola maglia bassa. Entriamo in quello successivo e ne facciamo due. Uno. In questo modo, alternando una maglia bassa a due maglie basse. In quella dopo ne facciamo di nuovo una, poi ne facciamo di nuovo due e così via per tutti i fori della circonferenza della nostra vaschetta. Procediamo in questo modo. Allora, arrivati qua sull'angolo, vedete che dobbiamo andare nell'altra parte, diciamo nell'altro lato, quindi puntiamo qui nel foro. Allora, io qui ho concluso facendo due maglie, nell'ultimo foro ho fatto due maglie basse, e adesso qui nel foro, diciamo dell'altro lato, ricomincio facendo sempre due maglie basse, quindi una e una due, e ricomincio, diciamo, la sequenza, però partendo da qui e partendo da queste due, poi giro e vado a fare, diciamo, tutto l'altro lato di nuovo, quindi alternando qui farò solo una maglia bassa e poi di nuovo due. In questo modo, quindi procedo per tutto l'altro lato. Una volta terminato il giro, iniziamo la lavorazione vera e propria della nostra borsa, dove vedremo appunto il punto che andremo a realizzare da qui, diciamo, alla fine. Allora, facciamo due catenelle che sostituiscono la nostra prima mezza maglia alta. Dopodiché andiamo a realizzare una seconda maglia, mezza maglia alta nello stesso punto. Allora, facciamo due mezze maglie alte nello stesso punto, saltiamo un punto di base, quindi nel mio caso è questo qui, andiamo in quello successivo e lavoriamo nuovamente due mezze maglie alte prese nello stesso punto. In questo modo, saltiamo di nuovo un punto, andiamo in quello dopo e di nuovo facciamo due mezze maglie alte nello stesso punto. Saltiamo la maglia successiva, andiamo in quella dopo e ripetiamo due mezze maglie alte nello stesso punto. Quindi vedete che entro due volte nello stesso punto, quindi ho realizzata una, rientro nello stesso e lavoro una seconda mezza maglia alta. In questo modo. E tra un gruppo, diciamo, di due mezze maglie alte e l'altro saltiamo sempre un punto di base. Procediamo così per tutto il giro. Arrivati al termine del giro, andiamo a chiudere con una maglia bassissima, in questo modo, e iniziamo il giro successivo. Giro successivo dove dovremo andare a lavorare le nostre, diciamo, due mezze maglie alte in corrispondenza a dove abbiamo, diciamo, il punto saltato del giro precedente. Quindi faccio di nuovo due catenelle che sostituiscono la prima mezza maglia alta e un'altra mezza maglia alta, in questo modo. Dopodiché andiamo, vedete qui ho il punto saltato, qui ho il punto saltato, vedete qui ho il punto saltato dove ho questo piccolo spazietto. Andiamo all'interno di questo spazietto e andiamo a fare due mezze maglie alte. In questo modo. Dopodiché andiamo nello spazietto a fianco. Quindi saltiamo in sostanza le maglie alte, le mezze maglie alte del giro sottostante. Dobbiamo andare a realizzare questo motivo, diciamo, sfasato. Puntiamo sempre dove abbiamo, diciamo, la distanza tra i due gruppi di punti.
in modo che si formi questo motivo. Qui salto di nuovo, vado qua in mezzo e lavoro 2 mezze alte e così via. Questo è il punto che andremo a realizzare da qui in poi per tutta l'altezza, diciamo, del nostro corpo borsa, quindi fino a dove poi arriveremo ad attaccare i manici. Ok, non so adesso quanto ne realizzerò, 10 cm sicuramente, magari anche qualcosa in più, poi ve lo faccio sapere di preciso. Quindi continuiamo a lavorare in tondo senza più chiudere in questo modo. Allora, guardate, ho realizzato in totale 13 cm di lavorazione all'uncinetto con il punto che abbiamo visto prima. Questo è il risultato finale. Adesso vi faccio vedere, ho deciso come manico di metterci queste bellissime catene in resina, sono stupende. Ne mettiamo due, una per parte, una l'ho già inserita. Adesso vi faccio vedere come mettere l'altra. Quindi le catene sono già dotate di tutti i ganci a moschettone, quindi basta aprire il moschettone in dotazione, si sceglie esattamente, diciamo, si centra dove mettere il manico e si va a inserirlo. Io lo inserisco nella riga, diciamo, sotto a questo qui. Ho il punto qua, diciamo, delle maglie basse con il foro sotto. Io vado a inserire il moschettone nel foro, diciamo, sotto alla prima riga al primo giro, ecco. In questo modo faccio uscire. Voilà, vedete che ho agganciato il moschettone. Stessa cosa dall'altra parte, quindi apro il moschettone, vado a centrarmi dove desidero mettere il manico e vado a inserirmi proprio qua. Voilà, in questo modo, guardate. Adesso ho preso ancora anche una nappina di pelle, questa qui, e vado a inserirla nell'anello moschettone che ha in dotazione sempre la catena. Vedete che questo è un anello apribile a moschettone, quindi lo vado ad aprire e ci vado a inserire all'interno la mia nappina. Ed ecco che ho terminato questa borsa comodissima. È piatta, ma è grande e quindi molto capiente. Ovviamente si può foderare poi all'interno. Se volete, si può anche chiudere con una calamita, altrimenti la potete lasciare così. Questo va a gusti. E vi faccio presente che nella dimensione della borsa ci passa tranquillamente un computer portatile. Quindi, oltre a essere una borsa estiva che potete usare in spiaggia, potete usare in città, eccetera, potete usarla anche proprio per chi volesse andare al lavoro. Vedete, vi faccio vedere, ci passa tranquillamente un computer, ci sta addirittura un computer più grande del mio, perché guardate quanto spazio avanza. Quindi, tranquillamente, ci sta anche una bottiglia d'acqua volendo. Potete usarla anche come valigetta, diciamo come borsa per andare in ufficio, per andare a lavoro con il vostro portatile all'interno. Quindi è veramente, secondo me, molto molto comoda da utilizzare. Spero che il progetto vi piaccia. Fatemelo sapere nei commenti e se provate a realizzarla, aspetto le foto sul gruppo di Facebook Mari, l'amica uncinettina. Un bacione, ciao a tutte!